Presidente, grazie. Semplicemente per lasciare testimonianza in questo iniziale dibattito su questo provvedimento importante, centrale, un provvedimento che ha visto un'approvazione unanime da parte della Commissione Giustizia, e credo che questo sia la risposta migliore al fenomeno del contrasto alla criminalità organizzata che oggi trova compimento con questo provvedimento. Noi come gruppo della Lega non abbiamo presentato degli emendamenti, riteniamo il testo così come formulato, e credo che sia doveroso un ringraziamento al lavoro e della Commissione e del Presidente e dei relatori che hanno trovato sintesi e condivisione su un testo sicuramente apprezzabile, su un testo rispetto al quale se vi è stata una mediazione, io condivido le parole pronunciate ieri in aula dal relatore Mattiello, se vi è stata una mediazione, questa mediazione non è stata al ribasso, anzi tutt'altro, è una mediazione che colma evidentemente alcune lacune di natura non solo normativa e legislativa, ma anche quelle lacune più volte evidenziate dalla Corte di Cassazione. Questo provvedimento si inserisce in un percorso sicuramente positivo e sicuramente meritorio intrapresi negli ultimi anni nella lotta e nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. Voglio ricordare, oltre a questo provvedimento, tra l'altro provvedimento richiesto dalla società civile in modo importante, a cui noi abbiamo aderito anche personalmente e anche singolarmente da parte di alcuni deputati del gruppo della Lega Nord, voglio ricordare come questo provvedimento però si inserisce all'interno di un percorso intrapreso qualche anno fa dall'ex ministro dell'interno Roberto Maroni, con tutte le azioni, tra l'altro anche queste condivise all'interno della Commissione, condivise tra maggioranza e opposizione, di lotta alla criminalità organizzata, sia da un punto di vista della repressione, e i numeri e i risultati a testimonianza di ciò ne sono la palese evidenza, sia per quanto riguarda il contrasto a quel fenomeno di criminalità organizzata anche in termini di lotta e di contrasto ai beni attraverso la confisca e il sequestro ai beni della criminalità organizzata, che rappresentano un vero patrimonio rispetto ai quali l'azione del ministro Maroni all'epoca, con la condivisione da parte di tutte le forze politiche, anche qui ha dato numeri e risultati importanti. Ancora il codice unico antimafia, ancora la costituzione dell'Agenzia Nazionale per la confisca e il sequestro dei beni della criminalità organizzata, diramata poi anche sui territori con delle sedi distaccate, sono tutti elementi che hanno contribuito a dare una risposta importante dello Stato, a dare una risposta importante della politica nei confronti di quei fenomeni di criminalità organizzata che non sono più presenti solo e unicamente nel sud del paese, ma che sono tristemente purtroppo presenti anche al nord, laddove vi è un sistema economico importante e produttivo in cui la criminalità organizzata trova motivi e logiche di infiltrazione. Voglio ricordare ancora la normativa sull'anticorruzione. Noi eravamo all'opposizione del governo Monti, però per senso di responsabilità, per senso di condivisione, abbiamo ritenuto opportuno approvare e votare favorevolmente alla legge anticorruzione, all'interno della quale già all'epoca si inserì questo tipo di dibattito. Quindi noi non abbiamo presentato emendamenti, condividiamo il testo, apprezziamo il lavoro che è stato fatto, crediamo che la soglia di punibilità del reato sia stata collocata a livello giusto ed opportuno, riteniamo rigide e severe le norme introdotte, crediamo che la tipizzazione della condotta sia tale e sia a tal punto determinata da non lasciare quegli spazi interpretativi né alla giurisprudenza da un lato né all'attività interpretativa dei magistrati, da superare quella che è una volontà politica. Non voteremo, lo dico con estrema chiarezza e in modo estremamente fermo, non voteremo e quindi voteremo contrario a quegli emendamenti che vanno nella direzione di ridurre le pene, che riteniamo eque, proporzionali, severe, ma al contempo applicabili. Crediamo però al contempo nello sforzo di coloro i quali hanno presentato degli emendamenti per dare un segnale di ulteriore punibilità di questa fattispecie, e mi riferisco in modo particolare agli emendamenti dei colleghi 5 Stelle che
vanno nella direzione di inasprire ulteriormente, credo per dare una dimostrazione di presenza e di forza della politica ancora più accentuata rispetto a quanto contenuto nel decreto, nel disegno di legge. Rimane da parte nostra la condivisione del fatto che questo provvedimento rappresenta un tassello importante, anzi fondamentale, anzi imprescindibile in quella lunga, difficile ma doverosa e necessaria lotta che la politica da un lato, che quella buona politica da un lato, che il Paese dall'altro lato chiede per fronteggiare un fenomeno, il fenomeno della criminalità organizzata, rispetto alla quale si impongono scelte importanti, scelte difficili, scelte drastiche, e credo che questa proposta di legge vada esattamente in quella direzione. Grazie.